C'è attesa per l'assemblea di Lega di domani, convocata d'urgenza alle ore 15. All'ordine del giorno ci sarà la proposta elaborata nel consiglio direttivo, convocato giovedì sera, altresì d'urgenza, e che si è riaggiornato ieri mattina. La proposta: giocare regolarmente fino alla 36esima giornata e dopo il 24 aprile fermare il campionato per consentire lo smaltimento dei recuperi. In particolare le tre partite del Pescara, rispettivamente nelle date del 27 aprile, già ufficiale con l'Entella, 1 maggio a Cosenza e 4 maggio contro la Reggiana. E poi la disputa di Pordenone-Pisa ed Empoli-Chievo. Il campionato riprenderebbe con il penultimo turno il 7 maggio e l'ultimo il 10. In pratica la conclusione della stagione regolare sarebbe posticipata di 3 giorni e questo farebbe slittare ulteriormente i play-off. Secondo l'attuale calendario si svolgono dal 10 al 27 maggio e con questo slittamento c'è il rischio di arrivare troppo a ridosso dell'Europeo Under 21, azzurrini in campo il 31 col Portogallo. Meno problemi ci sarebbero per l'eventuale play-out. Attuali date 15 e 21 maggio, un loro slittamento non creerebbe disagio. Peraltro una tale decisione potrebbe essere accompagnata dal rinvio delle due partite del Pescara con Cosenza e Reggiana, quella con l'Entella è avvenuta col bonus del protocollo. Ciò eviterebbe la pantomima della presentazione al campo di arbitri e avversari senza possibilità di disputa della partita e senza l'attribuzione del 3-0 a tavolino dopo le sentenze di Juventus-Napoli, Lazio-Torino, ma anche quella più recente in Serie B di Empoli-Chievo. Il blocco temporaneo del campionato e lo slittamento delle date dovrà dunque essere votato da almeno 11 club su 20. I tempi sono ristrettissimi e la cosa che risalta è che non solo il Pescara si giocherà tutto in una settimana cruciale, coi 3 scontri diretti, sarebbe stato lo stesso senza il focolaio, quanto che il Delfino lo farà senza un'adeguata preparazione. Come può una squadra scendere in campo in condizioni accettabili il 27 aprile se fino al giorno prima non avrà fatto alcuna seduta di allenamento collettiva? E come può quella stessa squadra sostenere lo stress di 3 partite in una settimana e di 5 partite in 14 giorni dopo un tale ampio periodo di inattività? Perché di ciò ha senso parlare, poiché le sedute individuali non sono realmente allenanti. Il focolaio Covid ha reso ancora più improba una sfida che era già di per sé molto difficile. Bisognerà poi vedere se il provvedimento ASL firmato dal responsabile del settore prevenzione, il Dopolidoro, potrà essere allentato. Il documento parla di isolamento, quarantena e sospensione di attività collettiva fino al 26 aprile, salvo diversa disposizione. La ASL dunque potrebbe rivedere il provvedimento ed eliminare il divieto qualche giorno prima, consentendo ai negativi del gruppo squadra di poter sostenere gli allenamenti qualche giorno prima del match con l'Entella. Il segnale arrivato ieri, quando il giro di tamponi non ha presentato ulteriori positività, può andare in questa direzione, ma saranno fondamentali i prossimi 2 cicli per capire se la propagazione del focolaio si è arrestata o meno. Da lì si potrà ragionare per un allentamento delle misure con qualche giorno d'anticipo.